Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. In questo video volevo parlare degli stranieri in Giappone e di come ci sono alcune persone che, arrivati in Giappone, hanno la convinzione che l'intero mondo ce l'abbia con loro e solo per il fatto che sono stranieri sono sicuramente discriminati dai giapponesi o visti come degli outsider. In questo video vorrei analizzare la questione nel profondo, anche parlando di alcune cose che mi sono successe durante la mia permanenza in Giappone, con anche degli esempi, e spero di riuscirvi a fare capire qual è la mia posizione, come la penso io e come secondo me questo vittimismo scoraggia delle persone ad andare in Giappone e non lo trovo giusto. Comunque, prima di iniziare, volevo dirvi che sul mio altro canale, quello di musica, è finalmente uscito un nuovo music video, ovvero il music video di Miracles, che ho registrato insieme a Ericottero. Andatevelo a vedere. Vi lascio in descrizione anche il link per ascoltare questa canzone su Spotify e chi volesse sostenermi di più la può anche scaricare da iTunes o Amazon. Come vi dicevo, comunque sul web e su internet ci sono tanti che parlano del fatto di come, non lo so, vengono trattati se sono degli stranieri, di come il Giappone ti guarda dall'alto in basso se sei uno straniero, eccetera, eccetera. Allora, io non voglio parlare per loro, cioè quello che hanno detto, la loro esperienza, e non sono nessuno per dire che le loro esperienze non siano valide. Tuttavia, voglio parlarvi del mio punto di vista ed è quello che ho avuto modo di sperimentare sulla mia pelle. Pure io sono stato più volte vittima delle mie insicurezze o dei preconcetti riguardo cosa pensano le altre persone di me. E questi preconcetti e insicurezze mi hanno fatto a volte percepire la realtà in modo, virgolette, distorto. Per esempio, vi posso dire questo episodio che mi è successo. Una volta ero uscito da un combini e avevo buttato via la spazzatura appunto nel bidone che c'era del combini, come era giusto fare. E lì vicino c'era un anziano che mi stava guardando, pensavo che mi stesse guardando, in realtà comunque aveva lo sguardo rivolto nella mia direzione e poi si è messo a borbottare, sembrava incazzatino. Al che era ancora i primi tempi che ero in Giappone, ma già un pochino di lingua la parlavo. Quindi gli ho chiesto gentilmente, perché veramente mi sono sentito preso in causa, ho detto: ma che cosa ho fatto di sbagliato? Gli ho chiesto: scusami, che cosa hai detto? Non ho capito che cosa stava dicendo, se stava parlando di me o cosa. E lui mi ha detto solamente che si stava chiedendo come mai in questo combini ci sono i bidoni, mentre nel combini che c'è qua davanti, che era della stessa catena di combini, non ci fossero i bidoni. E lui era venuto apposta per buttare via la spazzatura. Non sempre i giapponesi, quando li vediamo borbottare, sembra che guardino nella nostra direzione, stanno parlando di noi. Vi posso fare un altro esempio. Una sera a cena, che eravamo andati ai Ebisu Garden Place, in questo palazzo alto 60 piani, proprio in cima, a mangiare in questo ristorante super di lusso, mi avevano invitato. Una cosa importante per la Shiseido, che era un lavoro che avevo fatto. Ragazzi, sì, probabilmente i miei capelli mi hanno portato a lavorare in passato come modello anche per una marca di shampoo. Mi hanno fatto sedere davanti alla finestra e io lì per lì ero lì che pensavo dentro di me: ma perché proprio io? Cioè, che mi hanno invitato loro, mi fanno sedere nel posto più sfigato, l'unico posto che non aveva la vista di tutti i palazzi, la vista meravigliosa. E poi allora sono andato a chiedere al mio manager perché di questa cosa, perché dico: com'è possibile che su 10 persone che eravamo al tavolo, io ero l'unico a capo tavola con dietro il panorama meraviglioso e tutti potevano godersi il panorama e io no. E lui mi ha spiegato che nella cultura giapponese, se tu sei l'ospite, tra virgolette, d'onore, se vuoi, se qui c'è una bella vista, ti fanno sedere qui, proprio davanti alla bella vista, che così tutte le altre persone presenti al tavolo ti vedono, diciamo, con il background migliore, quindi appari più figo. Quindi loro, per una forma di gentilezza, siccome vogliono farti apparire al meglio, ti fanno sedere lì. Ma capite che se io non avessi chiesto al mio manager, magari poi ripensandoci ci sarei rimasto male, magari mi sarei sentito come un outsider. Però, capendo comunque la cultura, come sia diversa e come le persone reagiscono in modo diverso e come si comportano in modo diverso,
ho potuto capire il perché mi abbiano posizionato in quel posto, in quel tavolo, capite? Quando si è gli outsider, perché comunque voi non vuoi, se voi siete degli stranieri in Giappone, comunque sarete la minoranza. Quindi ciò vi porterà a avere la sensazione come se tutti vi stessero guardando e giudicando. Ma a volte è davvero importante rendersi conto che non sempre i giapponesi stanno parlando di voi. Ho conosciuto moltissimi stranieri che hanno vissuto in Giappone o che stanno tuttora vivendo in Giappone, ed è interessante vedere come la loro percezione del Giappone sia cambiata nel corso degli anni. Dal primo momento che arrivano in Giappone sono lì: wow, che meraviglia, il Giappone è meraviglioso, che è appunto questa fase di honeymoon è proprio descritta. Voi appena arrivate in Giappone probabilmente noterete soltanto le cose belle, anche se siete dei turisti probabilmente vi accorgerete soltanto del bello che c'è in questo paese. Tuttavia, se voi rimarrete in Giappone per un periodo piuttosto lungo, man a mano vi dovrete scontrare con delle difficoltà in più che magari non avevate nel vostro paese. Una tra tutte la lingua, ma anche la burocrazia dietro magari all'estensione di un visto e tante tante altre, anche andare dal medico, fare l'assicurazione sanitaria. E queste magari difficoltà possono portare delle frustrazioni, e magari da queste frustrazioni voi inizierete ad avere dei dubbi, che ne so, sull'autenticità dei sorrisi dei giapponesi. Sapete che i giapponesi sono sempre lì a sorridervi, magari se arrivate qui in Giappone come dei turisti direte: oh mio Dio, come sono gentili i giapponesi. Magari passati qualche mese questi stessi sorrisi non avranno magari lo stesso effetto su di voi, e vi direte: ma quando dicono onegaishimasu con quel sorriso, lo intendono veramente o è solo una convenzione? Probabilmente inizieranno a pensare che l'intera società nipponica ce l'abbia con loro, e se ne usciranno sicuramente con dei video su YouTube con il Giappone razzista, senza realmente aver mai cercato di entrare a far parte della società giapponese o cercare di capire questo paese. E poi ci sono altre persone, tra cui io, che magari si rendono conto che il Giappone sia un paese diverso, e sì, in Giappone ci sono alcune cose che funzionano in modo diverso, e magari il Giappone non era quello che ti aspettavi prima di arrivare qui, o quello che hai vissuto il primo mese che eri in Giappone. Ma se tu cerchi di imparare la cultura dei giapponesi e cerchi di adattarti a quello che ti circonda, probabilmente vedrai un Giappone magari diverso, un Giappone più autentico, un Giappone che secondo me alcuni stranieri impareranno ad apprezzare. Per fare un esempio banale, stupido, in realtà questo prendetelo più come una metafora, non è che è realmente il caso di cui voglio parlare, però mettete che volete assolutamente mangiare un prodotto italiano. Andate al supermercato e lo cercate disperatamente, lo trovate e costa un sacco e iniziate a lamentarvi del costo. Invece uno straniero che probabilmente si è adattato in Giappone andrà nello stesso supermercato e non cercherà proprio il prodotto italiano, o cercherà dei prodotti giapponesi, magari delle sottomarche simili di quel biscotto italiano che volevate assolutamente, o magari mangerà quello che mangiano gli altri giapponesi, e quando tornerà in Italia in vacanza si farà una scorta magari di quello che non ha potuto mangiare in Giappone. Ragazzi, questo non è un discorso legato al cibo ovviamente, è un discorso molto più ampio, però spero che siete riusciti a capire che cosa volessi dirvi. Io, ragazzi, cioè, non avete idea di quante brutte esperienze ho avuto modo di sperimentare proprio sulla mia pelle in Giappone. Specie nel mondo dell'intrattenimento, voi non avete idea di che cosa mi sia capitato. Magari farò un video speciale, ma non è quello di cui vorrei parlare in questo video. C'è stato un periodo in cui io ero pieno di paranoie ogni volta che c'era una persona che si avvicinava a me. Tuttavia, e fortunatamente aggiungerei, c'è stato un momento nella mia vita in Giappone in cui davvero mi sono reso conto che io non potevo vivere la mia vita nella paura, e ho cercato di accettare alcune cose. Ci sono degli stranieri che vanno in giro in Giappone sempre con la sensazione che l'intero Giappone li stia guardando, e posso anche aggiungervi che una volta che ho migliorato il mio livello di lingua ho capito che il 90% delle discussioni che avvengono tra i giapponesi, anche quando magari vi nominano e stanno parlando di voi, non parleranno praticamente mai in modo negativo. E questo, vabbè, da una parte perché comunque nell'indole proprio dei giapponesi non c'è proprio il concetto di spettegolare o parlare male degli altri. Ovviamente c'è chi lo fa, però diciamo che non è la norma. E soprattutto perché comunque in Giappone l'immagine è tutto. Quindi se un giapponese si mette a sparlare di un'altra persona, questa stessa cosa riflette male anche su questo giapponese stesso, perché comunque già il fatto che tu stai spettegolando su qualcun altro non ti fa apparire bene agli occhi dei giapponesi. Quindi, ragazzi, davvero è importante che voi impostate la vostra testa a pensare che solitamente
la maggior parte dei giapponesi non ce l'ha con voi, e spesso anche alcune volte che mi sembra che ci siano dei giapponesi che parlano di voi, magari è perché non avete capito l'intera discussione, magari perché non parlate bene giapponese. Quindi non mettetevi a fare il video su YouTube dicendo quel giapponese papà ha parlato di me, è straniero, eccetera eccetera, perché insomma, se non parli la lingua, in che modo tu puoi capire se realmente sta parlando di te? Ogni riferimento, ragazzi, è puramente casuale, non mi sto riferendo a nessuno youtuber in particolare, assolutamente, anzi nessun youtuber tra l'altro italiano, sto parlando in realtà di un video inglese, però non mi va di né di condividere, perché non è un bel messaggio quello che ha lanciato e sinceramente non riflette la realtà. Magari durante la vostra permanenza in Giappone sperimenterete del bullismo o degli episodi di razzismo di qualsiasi genere. Spesso queste esperienze finiscono per accumularsi nella vostra testa, a tal punto da farvi presumere il peggio da tutti i giapponesi che incontrerete in Giappone. Ma questo presumere non è altro che un pregiudizio, ed è davvero ingiusto generalizzare e parlare per tutta la società giapponese, come spesso mi capita di vedere in alcuni articoli di giornale e video qui su YouTube. Perché, come nei due esempi che vi ho descritto all'inizio di questo video, io davvero, ragazzi, mi sono imbarazzato tantissimo a pensare che magari quella persona anziana davanti al combini stesse parlando di me, o il team della Shiseido mi avesse messo nella posizione, diciamo, più brutta del tavolo. Capite? Sicuramente ci sono delle persone razziste in Giappone, come ci sono delle persone razziste in tutto il mondo. Purtroppo, come ho detto in tanti video, il razzismo è internazionale e ci saranno sempre delle persone che rovinano la società. Ragazzi, in Giappone, come in tutto il mondo del resto, ci saranno sempre delle persone razziste, però non si può mai generalizzare sull'intera società. In linea di massima, per quello che io ho avuto modo di sperimentare, posso dirvi che ho sempre trovato i giapponesi un popolo davvero gentile e mi hanno sempre riempito di complimenti. E il messaggio che voglio davvero trasmettervi con questo video è: se avete dei problemi nel vivere in Giappone, ma in realtà questo è un discorso che si può estendere anche ad altri paesi, capisco davvero come vi sentite, però vi posso assicurare che alla maggior parte delle persone attorno a voi non ne può fregar di meno di voi, quindi non staranno lì a giudicarvi 24 ore al giorno, saranno sempre lì a tormentarvi per vedere che cosa fate. Avranno i suoi problemi, penseranno alle loro cose, e anche voi fate lo stesso, perché vi assicuro che se voi andate in giro con l'idea che tutti vi stanno guardando e andate in giro così, probabilmente darete nell'occhio e la gente inizierà a guardarvi. È un po' il discorso di: se guardi il male negli occhi, il male guarderà dritto verso te. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi fatto capire un po' di cose, perché davvero sono stufo di sentire questo vittimismo sui post di Facebook, leggerlo in vari articoli di giornale. Ragazzi, capitano episodi di razzismo in Giappone come capitano in tutto il mondo, non è giusto parlare solo del Giappone soltanto perché qualcuno ha avuto delle brutte esperienze. Come c'è stato chi ha avuto delle brutte esperienze, ci sono persone come me che invece hanno avuto delle esperienze molto positive in Giappone, per quanto hanno avuto anche degli alti e bassi, non è che è sempre stato tutto rosa ai fiori. Però posso dirvi che se voi guardate il Giappone con una visione ampia, probabilmente non considererete il Giappone un paese razzista, e se vi capitano gli episodi di razzismo li vedrete solo come episodi singoli che non vanno estesi a tutta la società. Vabbè, detto ciò, finisco questo video. Mi raccomando, andatevi a vedere il mio ultimo music video, ve lo lascio qui. Vi saluto, un mega abbraccione da Seba, e già che ci siete andatevi a iscrivere anche al canale di A Caso, che c'è il mio amico giapponese che ha fatto un canale e ha parlato anche lui di questa questione. Ciao, ciao ragazzi, vi amo. A Caso che parla a caso. Ciao a tutti.